sta andando la sperimentazione del 5G a Genova? Allora, siamo partiti a luglio, prima dell'estate, quindi prima del crollo del Ponte Morandi, e doveva essere una sperimentazione a larga banda, cioè sul tema del 5G come tecnologia abilitante per, diciamo, migliorare applicazioni e servizi che noi forniamo ai nostri utenti e quindi alla comunità, sia della regione che del comune. Poi è successo quel che è successo il 14 di agosto. Sono capitati altri fatti abbastanza importanti come le grandi mareggiate di fine ottobre, e quindi abbiamo deciso di, come dire, cavalcare l'emergenza e l'urgenza, e quindi di adattare quelli che all'inizio dovevano essere use case di ogni tipo, dall'entertainment alla sanità, dalla infomobilità ad altri settori. Abbiamo invece deciso di concentrarci essenzialmente su infrastrutture, quindi ponti, dighe, ferrovie, quindi il controllo delle infrastrutture critiche, sulla mobilità, sul traffico e sulle cose che noi ritenevamo fossero in quel momento più urgenti da efficientare con queste nuove tecnologie. E il 5G in che modo può evitare queste tragedie? Beh, abbiamo sviluppato due progetti. Uno è un sistema proprio controllo delle infrastrutture critiche attraverso sensori, secondo, diciamo, un approccio tipico dell'IoT, per cui il 5G è fondamentale per i motivi che ci siamo detti prima. E poi un altro progetto che prevede l'uso di un drone comandato, diciamo, con l'infrastruttura 5G, che servirà sia di nuovo per il controllo delle infrastrutture critiche con, diciamo, video mandati in tempo reale, quindi che sfruttano quindi le capacità del 5G, e anche per altre applicazioni di emergenza, per la consegna di medical device in caso di urgenza, ad esempio, non so, un defibrillatore che deve essere consegnato su una spiaggia in una giornata di traffico viene consegnato attraverso questo drone particolare. 5G Italy, qual è il suo giudizio su questa conferenza? Mi sembra molto, molto professionale, si vede che è organizzata diciamo da accademici dal CNR e da interlocutori con grandi competenze. Ho notato che si va e questo è molto bello, da considerazioni di carattere più quasi di politica industriale e quindi di tipo strategico, a considerazioni molto specifiche su tecnologia all'avanguardia, come l'ultimo intervento che è stato fatto dal professore di Padova, se non mi ricordo male, sulla New Radio. Quindi è veramente il paese dei balocchi per chi oggi credo voglia interessarsi di questa nuova tecnologia da ogni punto di vista.